Siamo pronti quindi a continuare la nostra mattinata prima della vera e propria pausa, quella pausa pranzo, quindi noi vi invitiamo a riprendere posto per proseguire con gli altri argomenti. Bentrovata Paola, sì, sarà una staffetta continua di argomenti, di protagonisti. Siamo esattamente a metà delle nostre tre giornate e ci avviamo verso il pomeriggio e nel nostro programma ogni tema, bene o male, è collegato con quelli successivi. Sono tutti concatenati, ma è inevitabile perché si tratta di argomenti legati al futuro che vogliamo sondare e affrontare insieme. Abbiamo parlato prima, Paola, di equilibri energetici e non ci può essere equilibrio che prescinda dal concetto e dalla indispensabilità della solidarietà. Assolutamente, di solidarietà parleremo tra poco. Io ne approfitto solo un attimo ancora, Giampaolo, per ricordare che il Festival del Futuro è anche in streaming su diverse piattaforme, quindi lo stanno seguendo grazie alla diretta, e potrete farlo anche domani sui siti internet delle testate del gruppo editoriale Atesis, quindi l'Arena, il giornale di Vicenza, Brescia Oggi, relative pagine Facebook, sul sito festivaldelfuturo.eu, su Radio Verona, telemantova.it, telearena.it, le pagine LinkedIn del gruppo editoriale Atesis del Festival del Futuro e sul nostro media partner ansa.it. Detto questo, io inviterei il mio ospite e invito quindi Piero Fusco, responsabile della Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore Cattolica Assicurazioni del Gruppo Generali. Grazie. Allora, qua c'è un argomento bello tosto, interessante, perché dobbiamo parlare di solidarietà tra economia e società, i futuri compiti della finanza. Ebbene, in una stessa frase noi troviamo il termine finanza e il termine solidarietà. Apparentemente stridono. Finanza si ha un po' l'idea della spregiudicatezza. Solidarietà è invece dell'attenzione all'altro, no? Alla disponibilità. È un tema però questo strategico all'interno di Agenda 2030. Lo scopo della finanza sostenibile, perché parliamo di questo, è indirizzare quindi le risorse finanziarie, sia pubbliche che private, verso settori e progetti che siano però funzionali a questa trasformazione di un mondo sempre più solidale, sempre più sostenibile. È un progetto però che non può prescindere dall'etica, ne conviene? Assolutamente sì, intanto ringrazio per l'invito. Ma grazie a lei. Questo festival così prestigioso e mi fa piacere vedere tanti giovani. Vero? Che il futuro sono loro e quindi evidentemente saranno loro a guidare un futuro che vogliamo oggi però in maniera comune mettere delle fondamenta affinché questo sia veramente sostenibile. Ha detto bene, perché finanza e sostenibilità, insomma, non sempre si incontrano, ma iniziamo come aziende a fare dei percorsi diversi. Io prendo in prestito quello che il Santo Padre ha detto al meeting della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, che diceva: è ora di riconoscere che i mercati e soprattutto quelli finanziari non si governano da soli. Essi devono essere sorretti da leggi e regolamentazioni che assicurino e operino per il bene comune, garantendo che la finanza operi per gli obiettivi sociali. Ora, citare il Papa e poi non avere conseguenza è un po' sbagliato, per cui voglio trasmettere quello che noi stiamo tentando di fare come azienda, perché quello che ha detto il Santo Padre vale fondamentalmente per le aziende, per le imprese assicuratrici, no? Noi siamo degli assicuratori, ci occupiamo di una cosa molto importante, assicuriamo, gestiamo i rischi che possono creare nocumento alle persone, alle imprese,
e quindi svolgiamo in qualche modo un ruolo sociale. Questo ruolo sociale ovviamente lo dobbiamo svolgere con grande professionalità. Noi non possiamo non fare profitto, ma non possiamo non mettere la persona come assicuratori al centro di quello che noi, di quello che noi facciamo. Quando assicuriamo le famiglie dobbiamo aver presente quello che facciamo per dare certezza di continuità di quella famiglia, e la stessa cosa vale per le imprese, no? Dove ci sono tanti lavoratori. Allora mi sembra che questo sia già un aspetto importante che richiama quell'etica della finanza a cui lei faceva riferimento, dove della è una proposizione articolata che secondo me dice che la finanza, che l'etica è nella finanza. Quindi dobbiamo avere coraggio per essere portatori di una finanza sostenibile. Dobbiamo avere coraggio, avere attenzione nella persona e nell'ambiente, nel mondo dove viviamo. Questo ci deve essere molto chiaro, che ci deve aiutare a non dividere l'etica dalla finanza. Quindi è un prodotto, diciamo, possiamo dire sartoriale, cioè si conosce la persona, si capisce anche qual è il suo bisogno, diciamo così, e come diceva lei, bisogna far profitto, però bisogna anche non speculare, no, sulle persone, quindi riuscire a individuare il prodotto migliore. Cattolica come lavora in tal senso, ma soprattutto quando si parla anche di solidarietà si pensa al non profit, al settore del bene comune, e in tal senso come gestite voi il rapporto con questo settore, che tra l'altro è fortemente in evoluzione, terzo settore? Dopo riprendo una cosa che, sì? Guarda, che il Papa ha detto ai giovani ad Assisi, anzi la dico subito, perché ha dato una spiegazione su ciò che è sostenibile, ciò che è ESG, in un'altra dimensione. Cioè lui ha parlato che ovviamente è importante l'ambiente, è fondamentale, è urgente. Ne abbiamo parlato, infatti. Esatto, ma è fondamentale la parte sociale, e lui ha aggiunto alla G di governance, ha aggiunto la relazione e la parte spirituale, ovviamente, per chi crede in qualsiasi confessione religiosa. Questo noi lo stiamo traducendo, partendo ovviamente dall'ambiente, perché Cattolica è stata ovviamente nella sua responsabilità sociale di impresa ha inserito alcuni goals degli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite. È ovvio che questo l'abbiamo fatto e ci crediamo, ma abbiamo aggiunto quella parte relazionale, no? Quella parte relazionale che ci permette di accompagnare gli enti del non profit, gli enti del terzo settore e del non profit, o anche gli enti ecclesiastici, in un percorso di gestione del rischio che possa dare più stabilità ed efficacia. Questo perché se facessimo solo, lei ha parlato di prodotto, no? Se noi facessimo solo un prodotto assicurativo senza conoscere gli enti a cui ci riferiamo, senza viverli, senza dialogare con loro, prima ascoltarli e poi dialogare, evidentemente noi faremmo un prodotto in una stanza con degli algoritmi, come si usa tanto fare adesso, con degli indici statistici, ma senza la parte di sentimento che questo... Impersonale, al massimo livello. Esatto, senza la parte di sentimento che questo diciamo, mondo esprime. Noi dobbiamo avere ben presente che loro svolgono veramente un ruolo sociale importante per il bene comune. Durante la pandemia l'abbiamo vissuto, no? Gli enti le Caritas delle varie parrocchie o delle varie diocesi, o tutti gli enti non profit hanno avuto un ruolo fondamentale durante la pandemia. Tra l'altro con l'aiuto di molti giovani che si sono messi a disposizione. Vero. In quel periodo. C'è stata una grande ondata di volontariato e di volontà di aiutare. Se noi non facciamo quel percorso, non cerchiamo di leggere questa evoluzione, difficilmente riusciamo poi a fare il nostro lavoro per bene. Quindi non siamo sostenibili nei confronti del mercato, anche se vogliamo tradurlo così. Perché non diamo stabilità a quegli enti, non diamo efficacia e soprattutto non diamo un futuro a quegli enti, perché non faremmo l'assicurazione
utile a quel particolare ente, ma faremo un'assicurazione adattata. Fusco, lei è responsabile della business unit enti religiosi e terzo settore di Cattolica. Il suo lavoro nello specifico in cosa consiste, cioè qual è la sua missione? Allora, intanto è una cosa strana, no? Nel senso che all'interno di una compagnia di assicurazioni abbiamo una funzione aziendale che replica alcune altre funzioni aziendali che normalmente sono in altre direzioni. È un atto di coraggio. È un atto di coraggio. Parlato di coraggio fin da ieri, occorre ecco, coraggio. È un atto di per coraggio. Per guardare al futuro in questo disordine mondiale. Esatto, ma dobbiamo fare un po' di disordine per fare ordine, nel senso che... È inevitabile. Una funzione aziendale di questo tipo non è scritta in nessun libro, no? Di economia o di finanza, certo. Ma è l'unico modo per poter accompagnare questi enti e renderli veramente sostenibili nel tempo. Ho parlato prima di ascolto e poi di dialogo. Noi abbiamo una struttura, non voglio essere così autoreferenziale, però abbiamo una struttura che studia costantemente l'evoluzione di questi mondi. Abbiamo addirittura fatto una ricerca di mercato con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, da dove nasce il fatto che ci sono tanti giovani che si stanno dedicando in maniera nuova al mondo del terzo settore, ma ci sono delle fragilità importanti perché molti enti lasciano, no? Mm-hmm. E lasciano perché non hanno capacità di gestione, quindi gli manca la G di governo di quell'ente. Ecco, noi facciamo la parte assicurativa, ma insieme alla business unit, con la business unit, insieme al nostro osservatorio, al nostro comitato scientifico, accompagniamo gli enti in questa attività anche di resilienza, no? Accompagniamo gli enti a governarsi per bene, per essere stabili ed efficaci. Quindi, se posso dire, la business unit perché? Perché è capace di conosce, di ascoltare, di dialogare e poi evidentemente di fornire dei servizi, tra l'altro particolari, che un normale assicuratore non dovrebbe fare. Quindi il coraggio di cui parlavo prima, perché sono investimenti questi all'interno di un'azienda, bisogna tradurli anche in fatti pratici. È un coraggio dell'istituzione, in questo caso di Cattolica, ma è un coraggio che deve essere anche individuale, nel senso che come in ogni ente, il luogo di lavoro, insomma, parte anche dall'individualità, la capacità di dire ok, da qua in poi bisogna ragionare con uno spirito propositivo diverso, con un'ottica diversa, e quindi ci rivolgiamo anche ai giovani per quello, cioè nulla è impostato, bisogna modularsi in base alle esigenze del mondo e della società in cui siamo. Come diceva lei, bisogna creare un po' di disordine per tornare all'ordine. Abbiate coraggio, andiamo avanti, tutti uniti insieme a fare... Sì, ecco, prendo la... Tutti uniti è la sinergia, esatto. La condivisione del problema. È la sinergia importante, no? Perché se continuiamo, ma ripeto, i giovani questo ce lo insegnano, se contiamo sull'individualismo non costruiamo nulla per il bene comune. La solidarietà. Se invece, visto che il tema era questo, anche sì. Solidarietà, se invece siamo un po' più solidali tra di noi, sicuramente questo aiuterà. So che detto da un assicuratore sembra una cosa strana, ma noi tentiamo di fare questo. Noi vi auguriamo buon lavoro, quindi, grazie. Naturalmente. Quindi Fusco, io la ringrazio per averci aperto un po' questa mente anche sull'importanza della finanza con ottica solidale, perché tra l'altro ci aiuterà anche nei prossimi discorsi. Grazie molto. Grazie a lei, buon è stato un piacere. Arrivederci, grazie.